renderà le cose più semplici. Un bel gabbiano per terra. Oh, questo c'è morto davanti ai miei occhi. Sono riempito di ghiaccio ovunque. Le frecce hanno colpito cosa? Prendere sti cosi. Buona impresa a prendere sti cosi senza rallentatore. I Kharja sono vittoriosi un'altra volta. Con questo dovremmo avere finito. Ma ne verranno altri. I soldati di Veglia del Mattino non ci provano più a combatterli. Sembra che stiano seguendo il fiume. Potrei seguirli fino alla sorgente, ma se ne arrivano altri... Penso io al villaggio. Va avanti. Non avevi detto di volerlo fare insieme? Puoi anche farlo da sola. No, ma sto... sta freccia... Ma per piacere, dai, porcaccia miseriaccia. Ad arrivare in sopra magari. Non va bene. Sto assistendo un bel combattimento aereo. Dove vince il mio? Ok. Perché non posso andare sopra di qua. Scusa, ma ha vinto il mio cavallo contro uno smeriglio. Il vantaggio tattico è pieno di carcasse di cieli rumorsi. Ovvio che gli smerigli fossero attirati qui.
carcasse cedermose ci sono. I responsabili devono aver lasciato delle tracce. I principianti lasciano tracce facili da seguire. Da lassù concentrano i colpi su un unico bersaglio. Così è impossibile difendersi. È scorretto. E anche uno spreco. Ma come è scorretto? Ma se sono dei celermossi, chi gli interessa a lui? Devono essere cacciatori di celermossi. Sono qui per conto del villaggio vicino. Sembra che la vostra mattanza stia attirando troppi smerigli. Ah, beh, non sono gli unici ad avere guai. Dobbiamo ripagare un prestito con dei cuori di celermorso, se no perdiamo tutto. Non ti seguo. Ho chiesto del denaro per comprare dei semi. Il raccolto è stato un disastro e ora siamo in debito. Perderemo la fattoria, la casa. Mi dispiace davvero, ma gli smerigli attaccano la gente per quello che state facendo qui. Non mi importa. Nessuno di noi se ne andrà se non avrò quel che mi serve. Nessuno? Non avrei pensato che fossimo solo in due, vero? Ne hai già preso uno? È impressionante. D'accordo. Ecco, eccovi il cuore. Ora manterrete la promessa? Un patto è un patto. E ora posso saldare il debito. Non ci vedrai più. Bene. Spero sia così. Ok. Aloy. E questa sbuca fuori adesso così? Ok, ok. Ti faccio i miei complimenti. Volevo assicurarmi che ci riuscissi. Hai guardato tutto il tempo? Ma certo. Tarkas, che il sole lo illumini, mi ha insegnato molte cose. Primo, un falco non abbandona mai i suoi turdidi. Aspetta, stai dicendo... Vorrei prenderti sotto la mia ala. Che ne dici di cacciare macchine, vincere trofei e spodestare Assis? Ci sto. Ci rivediamo alla loggia non appena mi libero. Talana, è sempre un piacere. Vedo che hai il tuo animaletto. Salute, Falco d'Oro. Prendo Aloy e Nora sotto la mia ala, per introdurla nella loggia dei cacciatori. No, ma guardala. È una stracciona, una selvaggia. È troppo anche per te, Talana. Ha soddisfatto tutti i requisiti. E il re Sole Avad ha sancito che la loggia fosse aperta a tutti. Gli ha salvato la vita, ma di certo darà retta al tuo pregiudizio e non al suo buon senso. Desideri discuterne con lui? La parola del re Sole è legge, certo. Anche se porterà questa loggia alla rovina, e così sia. Vuoi tu, Aloy Deinora, giurare di agire giustamente e nobilmente per servire la loggia nei giorni che verranno? Sì. Membri della loggia, anche se Tarkas è ancora caldo, vi presento Aloy Deinora, membro e turdido. Come rispondete voi? Per la caccia! Parla solo. Una straniera qui dentro. Bah! Mentre tu fai dei gesti senza senso, io cercherò fauci rosse. Avevo una buona opinione dei Nora. Bene. Che non è arrivata lei. Questo è un bel giorno. Cos'è fauci rosse? Puoi saperlo? Un divoratuono segnato da anni di lotte. Divoratuono. Dicono che porti i segni di decine di cacciatori sulla sua corazza. Quanti ne abbia schiacciati sui suoi passi? Nessuno lo sa. Se un membro va a caccia e non torna più, molto spesso è colpa sua. Ma per me è solo una leggenda. È l'unica macchina in grado di spodestare Assis. Il mio mentore c'era quasi, ma... non ce l'ha fatta. Mi dispiace. Tarkas mi ha sostenuto per lealtà alla mia famiglia. Era il mio legame con loro, oltre alla loggia dei cacciatori. Devo spodestare Assis. Io ho un motivo per odiare Assis. La mia famiglia ha sempre fatto parte della loggia. Mio padre e mio fratello erano falchi. Assis ha vanificato il loro sacrificio. Quale sacrificio? Dovrebbero onorarli. Sono morti nel massacro.
ma Assis non permette a nessuno di parlarne. Come ha fatto la tua famiglia a entrare nella loggia? Le nobili casate Karja inviano figli alla loggia. Vorrei cambiare le cose. Non appena sentono il mio nome, tutti credono di conoscermi. Lo detesto. Ti capisco. Per tutta la vita sono vissuta da emarginata dei Nora. Sarebbero stati i primi a dire che non ero una di loro. Eppure quando esco dalle terre sacre tutti mi chiamano Aloy dei Nora. Dovrei essere Aloy malgrado i Nora. Non lo sapevo. Me ne ricorderò. Ora sei un turdido. Vuoi che vada a caccia di trofei? Non sei un turdido qualsiasi. Devi farmi fare bella figura. Che mi dici di Fauci Rosse? Lo troverò. Quando accadrà, voglio che tu sia con me. Caspita, si muove sta bestia. Sta bestia, vieni qua da me. E sta fermo. Era più lontano apposta sta bestia. Sta bestia, oh.
quanta roba mi ha fatto sprecare. Questo gli ha fatto male. Dov'è il tasto, mannaggia? Mi ha fatto sprecare un po' di roba. Hai dei trofei? Posso tenerli io finché non torna il Falco d'Oro. Dove sono Assis e Talana? Assis ha saputo di Fauci Rosse e si è precipitato fuori. Talana invece l'ha scoperto un po' più tardi e l'ha seguito. Sono andati da soli. Assis è uscito senza il suo turdido, così come Talana. Anche se ho visto qualche straniero andarle dietro. Non escluderei che Assis ricorra a mezzi subdoli per fare l'uccisione. Dove sono andati? Devo aiutare se ci riesco. Forse hai ragione. Sono andati a sud-est, alle punte di Freccia. Quanto vi ha pagato, Assis? Quelli sono... mi sembra che sia lei. Oh, no! In nome del sole, combat! In nome del sole. Tete! Zecchiano a distanza o... Informazione, combattete! No!
Non... Scappa se ci riesci. Non c'è scampo, il sole vede tutto. Grazie. Avrei dovuto immaginarlo. Ha soldato degli uomini per tenermi lontana da Fauci Rosse. E loro sono morti per il suo orgoglio. Dov'è Assis ora? Sta seguendo Fauci Rosse. Di qua. Presto! Perché vuole prendere Fauci Rosse da solo? Vanita, non vuole condividere i meriti della conquista col suo turdido. E il mio mentore ha fatto lo stesso. Ha sfidato Fauci Rosse da solo per orgoglio, anche se sapeva che dovevamo spodestare Assis. In tempo a vederlo morire. Eccolo là, Fauci Rosse. Ok. È grosso sto tizio. Assis si sta dando da fare, eh? Morto. Beh, ora non più. Schiattato. Bene, sarà una bella impresa ora. Facciamo fuori come abbiamo fatto fuori con gli altri. Aspetta, ce l'ha. Non dal mio lato. Non c'è niente sotto questo idiota. Sto qua c'ha tutto coperto, non si vede niente sto tizio. Dov'è? Arma rilasciata.
tizio. Madonna, sto tizio. Cose che non si vedono, sto tizio. Quanta roba ho consumato per sto tizio. C'hai cose nascosti, non si vede. Non sono azzurri. Talana è ancora vivo. Fuori dai piedi. Lurida, Nora. Sei finito. Finalmente ora la loggia è libera dalla tua influenza. Io l'ho tenuta viva, nei tempi bui. No, l'hai sepolta, insieme al ricordo dei miei cari. Avrei dovuto lasciarvi affrontare Fauce Rossa, per indebolirlo. Oh! Qui giace il falco d'oro della Gilda. Quasi mi dispiace. Nonostante tutto, piangerai la sua perdita. Oh no. Volevo solo vedere la sua faccia quando diventerò falco d'oro. Va bene. Vieni a trovarmi alla loggia, quando puoi. Credo che il nuovo falco d'oro voglia accoglierti. Guarda. Un memoriale per mio padre e mio fratello. E gli uomini morti nel cerchio. Tu l'hai reso possibile, Aloy. Grazie. Quindi, com'è essere falco d'oro? È come il sorgere del sole. Beh, congratulazioni, Talana. Ora devo andare. Grazie, Aloy. Malgrado Inora. Che la preda non ti sfugga mai.